innocenti, una donna e il suo ex compagno di Viterbo, accusati di aver abusato della figlia, che all'epoca dei fatti aveva 6 anni. Ilaria Denisi. 13 anni e mezzo con addosso la lettera scarlata più infamante, quella di aver abusato della figlia che all'epoca aveva solo 6 anni. Un incubo finito per la madre della piccola, oggi 19enne, e per l'ex compagno, solo ora con l'assoluzione perché il fatto non sussiste. È stata la Corte di Appello di Roma a ribaltare completamente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Viterbo nel 2015, che aveva condannato i due a 5 anni per violenza sessuale aggravata su minore. La vita di questa mamma e dell'allora compagno, che la piccola chiamava papà, cambia improvvisamente e per sempre, una sera come tante, con la donna in pigiama a preparare la cena. È il 27 gennaio del 2006 quando i carabinieri bussano alla porta. Lui finisce al Mamma Gialla di Viterbo, lei in isolamento per 37 giorni tra Civitavecchia e Rebibbia e poi per 11 mesi ai domiciliari. Ma la pena più dura sarà quella di non poter più vedere per 3 anni la figlia, prima affidata a una casa famiglia e poi alla nonna. Grande accusatrice della coppia, la badante di una vicina con cui la mamma della bambina aveva avuto uno screzio. Basta la sua denuncia e alcuni fotogrammi equivocati ed estrapolati dalle telecamere piazzate in casa per inchiodare i due. Se solo il tribunale, denuncia il difensore della coppia Claudia Polacchi, avesse accolto la nostra richiesta di visionare l'intero filmato e non una sola immagine, avrebbe visto un uomo che prima di andare a fare la doccia giocava con la piccola a farle fare le capriole sul letto. Sulla bimba i medici non hanno trovato alcun segno compatibile con la violenza e di fronte agli psicologi la piccola non ha mai parlato di abusi. Si è tenuto oggi nel...